Siamo nella Pinacoteca Patiniana di Castel di Sangro, dove ci sono circa 30 opere di Teofilo Patini, più opere di suoi collaboratori e di suoi allievi. Abbiamo pensato bene di dedicare una mostra ad alcune sue opere che erano andate via da Castel di Sangro già da diverso tempo, e quindi siamo riusciti a mettere insieme circa 10 opere, delle quali 6 sono di proprietà di Intesa San Paolo, 2 di proprietà della provincia e 2 ultimamente le ha acquistate il comune da un privato di Castel di Sangro. E oggi stiamo qui per aprirla al pubblico e per far vedere alcune opere andate via e tornate per un certo periodo, e quindi abbiamo pensato di intitolare la mostra Patini, il ritorno. Questa mostra dà anche l'occasione di vedere, dopo un accuratissimo intervento di restauro, 2 dipinti di proprietà della provincia dell'Aquila che hanno sopportato i danni del terremoto e sono stati restaurati dopo il sisma. In particolare quello alle mie spalle, Pulsazione e Palpiti, è uno dei capolavori di Patini, fa parte della trilogia a cui appartiene anche Bestie da Soma, che voi vedete al piano superiore, ed è un dipinto di cui si conoscono varie versioni, ma questo in particolare dopo il restauro ha recuperato appieno le sue tonalità originali e nello stesso tempo anche l'evidenza delle pennellate. Voi potete vedere, è un quadro in ottimo stato di conservazione. Questo dipinto è stato presentato in precedenza alla mostra Gente d'Abruzzo e successivamente alla mostra che io stesso ho curato a Pescara lo scorso anno, Sentimento della Natura, ma i visitatori della Pinacoteca Patiniana adesso lo vedranno con occhi diversi. Questo interesse a creare, ad organizzare una mostra così importante per Patini è perché noi crediamo che Castel di Sangro si debba sempre di più qualificare nell'offerta turistica culturale, quindi la Pinacoteca sarà sicuramente un punto di forza di questa nostra offerta culturale, importante per tutto il territorio, che voi come sapete tutti è votato il territorio a un turismo. Noi vogliamo sempre più che il turismo sia un turismo di qualità, e Teofilo Patini è un pittore importante nato a Castel di Sangro, e in questo caso noi siamo un po' all'avanguardia, perché con la nostra Pinacoteca unica al mondo dedicata a Patini, con tutte queste nuove opere, chiaramente acquisiamo una importanza notevole a livello anche nazionale, perché chi vuole venire qui a vedere le opere di Teofilo Patini oggi può venire a Castel di Sangro perché ha un enorme, diciamo, numero di opere presenti tutte nella stessa Pinacoteca. Ma è un'iniziativa estremamente importante, lodevole per l'amministrazione civica di Castel di Sangro, quella di aver riportato a casa, infatti la rassegna si chiama proprio il ritorno, riportato a casa nella Pinacoteca civica alcune importanti opere del maestro Sangrino di Teofilo Patini. È un'operazione che ha sicuramente dei meriti sotto molti punti di vista, sicuramente l'aspetto più importante è quello culturale, una ricerca storico-critica che l'amministrazione di concerto con l'organizzazione della Pinacoteca sta svolgendo da anni, ma non affatto secondaria, è un'operazione che vuole guardare anche all'aspetto, come dire, turistico dell'iniziativa. Infatti questo polo museale aggiunge una sua attrattiva, aggiunge un suo appeal a quella che è il bouquet dell'offerta turistica del territorio. È un'operazione complessa, un'operazione importante, un'operazione meritoria che innanzitutto vuole rendere merito a questo grande artista, mai troppo celebrato, mai troppo considerato, ma è un maestro dell'Ottocento italiano che ha avuto una valenza internazionale, e quindi in qualche modo Castel di Sangro svolge il suo compito in maniera diligente e attenta, cercando questi momenti di verifica, di confronto, di studio, di esposizione, di rassegna, che sono alla base poi dell'interesse che nel tempo si svilupperà intorno alla figura di questo importante artista. Io come consigliere provinciale e come castellano prima di tutto cerco di portare tutte le opere di Patini nella nostra città. Anche l'amministrazione comunale di Castel di Sangro ha investito sulla cultura, e la cultura di un popolo è la ricchezza di un popolo. I quadri che stiamo ammirando sono quadri che gli altri ci invidiano, tutto il mondo ci invidia questi quadri di Patini. Qui c'è un capolavoro, uno dei capolavori più belli di Patini, Bestie da Soma. L'interessante è che
questa pinacoteca portata avanti con, veramente con sapienza dal direttore che c'è, anche da, appoggiata dall'amministrazione. Ci sono più quadri qui nella nostra pinacoteca che in tutto l'Abruzzo o in tutta l'Italia, mi sembra. Lo spirito di queste iniziative è anche per attirare la gente a Casteldesanguro, il turismo. Noi viviamo di turismo e possiamo dare un'immagine di Casteldesanguro di alta cultura.